Una buona giornata e bentornati a World News 24. In apertura occupiamoci dell'inchiesta sul Ponte Morandi a Genova. La Guardia di Finanza, sul mandato della Procura del Capoluogo Ligure, ha emesso una serie di provvedimenti giudiziari nei confronti dei vertici e ex vertici di Autostrade per l'Italia in merito al crollo del ponte. I fono assorbenti erano davvero una condizione poco edificante perché il ponte rimanesse dove era il servizio. Su disposizione della Procura, la Guardia di Finanza ha effettuato una serie di misure cautelari nei confronti degli ex vertici di Autostrade per l'Italia e degli attuali manager. Ai domiciliari sono l'ex amministratore delegato Castellucci ed altre due persone, rispettivamente l'ex responsabile delle manutenzioni e il direttore centrale operativo dell'azienda. L'accusa sarebbe quella di problemi riscontrati in termini di sicurezza sulle barriere fonoassorbenti montate sull'intera rete autostradale e nella circostanza del Ponte Morandi non vennero cambiate per evitare le ingenti spese che avrebbe comportato, si legge nell'ordinanza. Tra l'altro le strutture presentavano errori di progetto che mettevano in pericolo la sicurezza stessa degli automobilisti. Dalle intercettazioni emerge tutto il disprezzo dei manager per i familiari ed i parenti delle vittime. Per Egle Possetti, portavoce dell'Associazione delle Famiglie delle Ponte Morandi, mette in evidenza quanto è avvenuto una luce importante su questa terribile vicenda. L'emergenza coronavirus. Adesso il Premier Conte ha tenuto ieri una riunione con i capi delegazione per decidere eventuali nuove misure. Nella riunione il Premier ha detto che se ci sono segnalazioni diffuse di criticità sulle strutture sanitarie a Napoli serve dare uno scossone. Tra l'altro il governo non rimane con le mani in mano e per quanto concerne il decreto riguardante l'emergenza varato la scorsa settimana, secondo fonti autorevoli, non verrà modificato, ma spetterà anche alle regioni effettuare eventuali restrizioni. Facciamo il punto della situazione drammatica dei dati sia in Italia che in Puglia. Un triste primato per l'Italia per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. Superato il milione di casi, secondo il bollettino del Ministero della Salute, i casi accertati sono 32.961, leggermente in calo rispetto ai 35.098 di martedì, per un incremento dei decessi di 613 rispetto alle 580 di 24 ore prima, con un incremento di casi positivi di 613.358. Intanto gli ospedali sono vicini al collasso per mancanza di personale e di posti letto a fronte dell'afflusso enorme di malati per la rapida e vertiginosa diffusione del virus. L'allarme è stato lanciato da infermieri, geriatri e di medicina interna. In una lettera aperta al governo in cui parlano di situazione ospedaliera drammatica. Non va meglio la situazione per quanto riguarda la Puglia. Secondo il bollettino della regione, i casi accertati sono 1.332, 189 nel Foggiano, 677 nel Barese, 106 nell'Abato, 84 nel Brindisino, 110 nel Cese e 153 nel Tarantino, per un totale di casi arrivato a 29.008. Come sapete, anche il vaccino anti-influenza al pari del coronavirus merita una certa attenzione, ma in provincia di Foggia la situazione è un po' critica. Sabario Serlenga. Dottor De Paolis, parliamo della questione vaccini. La Regione Puglia aveva chiesto 2 milioni di dosi, ne sono arrivate appena 800 mila. Servirà ben poco, vero? Certo, servirà ben poco. In particolare i medici di famiglia sono arrivate ancora a meno dosi di quelle 800.000 e soprattutto c'era un piano del Ministero della Salute che aveva predisposto che per la fine del mese di ottobre i medici di famiglia dovessero vaccinare
praticamente tutti gli assistiti che avevano più di 60 anni, ovvero gli assistiti che avevano patologie croniche per le quali è previsto eseguire il vaccino. E questo piano è saltato assolutamente, completamente, per cui avendo ricevuto delle dosi che saranno neanche un terzo di quello che avremmo dovuto ricevere, noi attendiamo insieme con i nostri pazienti con ansia e trepidazione che giungano le altre dosi promesse. Lo attendiamo perché è vero che c'è tempo fino al mese di dicembre per vaccinarsi e perché si possa acquisire l'immunità contro l'influenza, però vaccinare le persone contro l'influenza significa avere un discrimine in più in caso di sintomi simili influenzali dei pazienti che dovessero rivolgersi ai medici di famiglia per questi problemi. Quindi è vitale per noi poter avere le vaccinazioni e le dosi sufficienti per coprire tutta la popolazione, come la Regione Puglia con molta tempestività aveva pensato, ma a tutt'oggi le dosi non sono arrivate. Vi dicevo, chiudiamo il nostro giornale con il calcio, perché ieri sera a Firenze si è svolta l'amichevole tra Italia ed Estonia. Una gara amichevole inconsueta, anche perché Roberto Mancini non era presente in panchina, colpito dal coronavirus, e sta effettuando il suo periodo di negativizzazione. Al suo posto c'è stato l'ex rossonero Alberico Evani. Gli azzurri hanno vinto per 4-0 contro l'Estonia, grazie alle firme di Grifo, autore di una doppietta, Bernardeschi ed il quarto gol di Orsolini. Ricordiamo che nel weekend la nazionale azzurra sarà impegnata nelle partite di Nation League. È tutto per questa edizione del mattino di World News 24. Grazie per essere stati con noi al telegiornale. Torna stasera alle 18:30. A più tardi.